Io non so se sia voluta, però abbiamo tre elementi. Il 40 all'ora del treno nel territorio francese che non si è ancora sbloccato e che ci vorranno ancora mesi e mesi prima di passare a una velocità di transito normale. Le problematiche dei mezzi pesanti italiani sul tenda, con i controlli alle frontiere che in alcuni giorni fanno formare code lunghissime, specialmente nel weekend. E poi negli ultimi giorni, come abbiamo visto, il continuo a poche centinaia di metri di mettere autovelox sull'autostrada. Partendo dal presupposto che la sicurezza è la cosa numero uno che tutti i governatori devono, tutti i governanti devono perseguire, ma ha senso metterne così in rapida successione, uscendo dalla Francia a poche centinaia di metri dalla frontiera con l'Italia? In un posto dove solitamente non succedono incidenti, ma poi dopo poche centinaia di metri dall'ultimo, io penso che probabilmente non è stato fatto apposta, ma certamente tutte queste cose collegate l'una all'altra sembrano un tentativo di disincentivare un turismo francese non solo verso la Liguria, ma anche le stazioni invernali, in periodo naturalmente di neve del basso Piemonte. Spero che non sia così, però ogni tanto a cogliere tutti i sospetti, a metterli insieme, vuol dire un ragionamento bisogna farlo. Non so se è il caso di una lamentela ufficiale al governo francese, però certo una maggiore interlocuzione tra i rappresentanti del Piemonte, i rappresentanti della Liguria, in questo caso della Riviera di Ponente, e la vicina regione PACA, ma anche a livello governativo tra le prefetture, penso che sia necessario, perché come è importante il turismo francese per la Liguria e per il Piemonte, è altrettanto importante il turismo italiano per la Costa Azzurra. Questa richiesta di potenziamento si scontra con le risorse economiche delle regioni, ed è per questo che con l'assessore Balocco abbiamo deciso di chiedere, come avevamo già fatto in passato al ministro Del Rio, lo rifaremo anche al nuovo ministro Toninelli, che ci sia un'attenzione particolare su una linea che non può essere considerata regionale, ma deve essere considerata naturalmente internazionale, perché arrivando dalla Svizzera a Torino si può raggiungere il Basso Piemonte e la Liguria, appunto passando attraverso la Cuneo Ventimiglia. Una delle idee delle proposte che faremo è quella di istituire un servizio intercity tra Torino e Savona, o tra Torino e Imperia, passando dalla Cuneo Ventimiglia anziché dalla tratta di Savona.